Questa era la storia di una rivolta, anche se qualcuno l'ha chiamata cospirazione e qualcun altro semplicemente guerra. Di solito le rivolte sono senza nome, le si ricorda per data di nascita e nazionalità. Il 68 francese, il 77 bolognese, la rivoluzione d'ottobre, il 48, i moti del 2021, Genova 2001. Altre volte indossano lettere maiuscole e il loro nome comune diventa mito. La lunga marcia, la rivoluzione dei garofani, la resistenza. Ma un nome proprio, nel senso di proprietà, non ce l'hanno davvero. Le rivolte sono di molti, oppure niente. Passano da un luogo all'altro, ma non si accasano mai, e nessuno può dar loro il suo cognome. Se qualcuno glielo affibbia, è perché vuole vederle finire in fretta. Se catturi Spartaco, puoi dire di aver sconfitto la rivolta di Spartaco, anche se nel film di Kubrick c'è quella scena col centurione romano che chiede: chi di voi è Spartaco? E gli schiavi si alzano uno alla volta: io sono Spartaco, io sono Spartaco, io sono Spartaco. Così, il tuo nome a questa rivolta devono averglielo dato i nemici. Gli stessi che poi l'hanno dato pure a un'automobile. La producono ancora la Pontiac, nella stessa città dove fanno la Cadillac. Motor City, Detroit. Come è andata a finire l'hanno raccontato in molti, anche quelli che non lo sapevano affatto. Ti hanno ammazzato nel bosco o in un forte dell'Illinois, ti hanno ammazzato per invidia o per vendetta o gelosia, è stato il marito di un amante o il nipote di un uomo che avevi bastonato, c'è lo zampino degli inglesi o è solo colpa del rum. Di sicuro non eri al tuo villaggio, pare ti avessero cacciato. Dicevano che t'eri venduto, che non volevi più combattere solo perché ti trattavano da gran capo e ti riempivano di regali che avresti dovuto spartire. Hai avuto molte morti e non è strano per uno che sapeva essere Ottawa e francese, profeta dell'arco e guerriero col fucile, devoto a Geova e a Nana Bush. Hai avuto molte morti, ma non la risposta che cercavi. Nemmeno a me importa chi sono. Italiano, Ottawa, francese, inglese. Uno da solo può anche vantarsi di essere clandestino. Ma devo sapere cosa siamo. Alleati, cittadini, stranieri, dipendenti, bestie, precari, tribù. Devo sapere cosa siamo. Perché non sia precaria, straniera. La dignità.